Pineda, 9 novembre 1978. Pochi minuti dopo le 8 del mattino, Paolo Giorgetti, come ogni giorno, percorre a piedi il breve tratto di strada tra la sua abitazione e la sua scuola. Paolo è uno studente del liceo scientifico Marie Curie di Meda, ha 16 anni e frequenta la terza B. Poche centinaia di metri separano Viale Francia da Marie Curie di Meda, ma quella mattina il cammino e la vita di Paolo saranno interrotti all'improvviso, per sempre. A pochi metri dalla villa dei Giorgetti c'è una Fiat 128 parcheggiata vicino al marciapiede. A bordo, tre uomini. Quando Paolo passa vicino all'auto, i tre uomini scendono, all'improvviso, ed aggrediscono Paolo alle spalle. Paolo reagisce, lancia la sua cartella contro i tre aggressori e scappa, ma inciampa e cade. I tre uomini lo raggiungono, lo caricano a forza nell'auto e sulla strada deserta resta solo la sua cartella, unica testimonianza dell'aggressione. A quell'ora c'è poco traffico e nessun passante assiste al rapimento di Paolo. Paralleli a Viale Francia corrono i binari delle Ferrovie Nord. Il macchinista del treno diretto a Milano assiste impotente alla scena attraverso il vetro del finestrino. Nel 1978 non esistevano i cellulari e non può lanciare l'allarme. Trascorrono molti minuti prima che il treno raggiunga la stazione di Seveso. Solo allora scatta l'allarme. Dopo qualche ora i carabinieri ritrovano l'auto dei rapitori, abbandonata in un bosco nel comune di Figino. Per la famiglia Giorgetti sono ore di angoscia. Il padre di Paolo, Carlo Giorgetti, è uno dei quattro soci del mobilificio Giorgetti Meda. Quel giorno si trova a Bruxelles per la fiera del mobile. Nella casa di Viale Francia c'è la mamma, Augusta Orsenigo, 44 anni, e la sorella Roberta, 19 anni. Sono in attesa di una telefonata da parte dei rapitori, telefonata che non arriverà mai. In un comunicato rilasciato ai giornalisti, la famiglia Giorgetti fa sapere che Paolo è allergico ad ogni medicinale, anche all'aspirina, ed ha difficoltà respiratorie a causa di una disfunzione al setto nasale. Dopo tre giorni, il 12 novembre, una telefonata anonima avverte i carabinieri che un'auto sta bruciando vicino al parco delle Groane. Intervengono i vigili del fuoco che spengono le fiamme ed ispezionano i resti dell'auto. Nel bagagliaio individuano i resti di un corpo carbonizzato. Sulla testa ha un cumulo di cenere maggiore e questo fa presupporre che sia stato incappucciato. Pochi gli indizi che possono aiutare a identificare quel corpo. Una fibbia e pochi brandelli di stoffa e un mazzo di chiavi. La zona del ritrovamento è conosciuta come il cimitero della mala. Si pensa ad un pregiudicato ucciso per un regolamento di conti. Solo nel tardo pomeriggio qualcuno avanza l'ipotesi che quel corpo possa appartenere ad una persona rapita di recente. Si esaminano le chiavi. A tarda sera arriva la conferma. Quelle sono le chiavi del portone della villa della famiglia Giorgetti. Quel corpo carbonizzato è ciò che resta di Paolo Giorgetti. Per il medico legale, Paolo sarebbe morto a causa del cloroformio usato per farlo addormentare. Una sostanza che, associata alle allergie di Paolo, gli sarà fatale.